Festival 2015. Signori, noi pensiamo che sia stato un grande successo. Vi presento Barbara, cognome? Valieri. Maurizio Zavuner. Nadia Porpora. Loro sono degli esponenti attendibili perché gestiscono un locale importantissimo che è il Mangos Club. Dateci un vostro Mangos 3.0. Mangos Club 3.0, è giusto, il dettaglio è giusto. Dateci una vostra impressione su questo Milano Latin Festival. No, beh, come primo anno penso che sia andata veramente bene. Il tempo è stato a favore e speriamo col prossimo anno in qualche artista, un artista un po' di grido che richiami qualcuno di importante. Ok, no, beh, quest'anno ci sono stati diversi artisti, non famosissimi, però ci sono stati a livello internazionale abbastanza importanti. Voi vivete un'esperienza, diciamo, quotidiana, perché col mondo latino-americano avete a che fare tutti i giorni. Io mi sono trovata benissimo. Tutti i giorni. No, soprattutto avete a che fare col vostro locale che è a due passi da qui. Allora, raccontateci qual è la vostra esperienza col Mangos 3.0. La nostra esperienza sta partendo adesso per quanto mi riguarda, per quanto riguarda i miei collaboratori, è andata benissimo e il festival ci ha aiutato tantissimo. Proprio perché siamo diventati una grande famiglia, siamo sentiti accolti. Quindi diciamo evviva il festival! Evviva il festival! Questa sera sul palco abbiamo notato che ci sono dei collaboratori vostri. La cosa ci fa molto molto piacere. Sì. Allora, qualche suggerimento per l'anno prossimo? Che sia un po' più lungo, io lo vorrei di tutti e tre i mesi estivi. Ok, poi noi abbiamo parlato con il patron prima e ci hanno garantito e assicurato che ci daranno 3 mesi l'anno prossimo. Giulio, Luglia, Rosa. Allora facciamo così. Evviva il Milano Latin Festival. Esatto. Evviva Mangos 3.0. Facciamo un salutino al Milano Latin Festival. Ciao, grazie.